sono più tranquilla. Quanti anni ha, signora? 83. Perché adesso si sente più tranquilla? Aveva paura un po' di questo... di questa atmosfera che c'è in giro. Buongiorno, non ci fermiamo perché il nostro obiettivo è quello che entro l'11 di aprile siano vaccinati tutti gli over 80. Il nostro obiettivo è di arrivare ad avere nei centri massivi a regime 144.000 dosi al giorno, quando la campagna nazionale è di 500.000 dosi, quindi noi vogliamo dare un contributo essenziale al successo di tutta la campagna nazionale. Avete creato anche un po' di accoglienza, vediamo le colombe, ci sono anche i cioccolatini. È una situazione di festa, è un momento di rinascita, gli operatori sono qua ormai da tanto tempo, dal 18 febbraio che stiamo lavorando e vaccinando questi anziani, allora è giusto in qualche maniera avere un momento di socialità insieme ai nostri cittadini. Siamo ad Almine, alle porte di Bergamo, questo è il centro vaccinale più grande della regione Lombardia, 48 linee per un massimo potenziale di circa 6.000 vaccini al giorno. E Pasquetta, anche oggi, come vedete, non ci si ferma, si va avanti nelle vaccinazioni. Numero 54, box 10. Questa è la parte dei box che in qualche modo poi dipenderà da voi. Sono 24 box e in modo progressivo verranno completati tutti, verranno resi operativi tutti. Abbiamo deciso di fare questo sforzo come regione e anche noi abbiamo lavorato sia sabato che ieri in alcuni centri e oggi pure. Non esiste Pasqua, non esistono feste. L'unica festa sarà quella della liberazione dalla pandemia. Ci arriveremo solo quando saremo in grado di mettere in moto tutta la macchina e arrivare a quei 500.000 vaccini al giorno che il governo ha fissato entro la fine di aprile, comunque nei primi giorni di maggio. Abbiamo dei tempi ristrettissimi sul termine della campagna di over 80, che terminerà entro l'11 di questo mese, e noi puntiamo a chiudere. Siamo qua il giorno di Pasqua, pensavo che mi davano l'uovo di Pasqua, invece... Mi hanno dato l'uovo di Pasqua? La puntura mi danno.